Fino ad oggi sono state descritte in tutto il mondo più di 150.000 specie di farfalle, comprese quelle notturne o falene, di gran lunga le più numerose. È probabile che ve ne siano ancora molte da scoprire, ma forse queste si estingueranno prima di avere un nome, se non riusciremo ad arrestare in tempo la distruzione degli ambienti in cui esse vivono. Tra la fauna bella e preziosa, ospite di giardini e foreste tropicali, le farfalle occupano un posto di primo piano. Il clima caldo ha privilegiato questi insetti che ai tropici prosperano come in nessun'altra parte della Terra e si adornano dei colori più splendidi. Vederle volteggiare tra la vegetazione rigogliosa mentre si corteggiano o cercano i loro fiori preferiti è uno spettacolo che dobbiamo impedire sia cancellato per sempre per essere sostituito a poco da uno sterile deserto. Eppure, a giudicare dal ritmo con cui vengono abbattuti gli alberi, le future generazioni rischiano di rimanere prive di questi ultimi paradisi. Anche i nostri ambienti naturali, come i prati, ricchi di erbe e fiori spontanei, prediletti da bruchi e farfalle, sono in gran parte scomparsi per cedere il posto a colture trattate con sostanze velenose. È per questo che molti piccoli animali, più facilmente adattabili, si rifugiano in città, perfino nelle megalopoli. Alcuni uccelli, come merli, taccole, passeri e storni, trovano più accogliente e sicuro l'ambiente urbano, dove non si pratica la caccia. Il volo dei gabbiani sullo scenario dei monumenti romani è ormai abituale. Rondoni e specie affini catturano incessantemente al volo miriadi di insetti, saettando al di sopra dei palazzi o intorno a cupole e torri durante la bella stagione. I colombi fanno parte integrante del panorama delle nostre piazze più famose. Abbiamo più probabilità di incontrare questa farfalla nella periferia di una metropoli che in un campo coltivato, dove gli erbicidi hanno distrutto le ombrellifere spontanee che nutrono il suo bruco. È il Papilio macaone, uno dei lepidotteri diurni più appariscenti della nostra fauna. A Roma frequenta le piccole oasi dei prati naturali, ricchi di finocchio selvatico, e gli argini del fiume che attraversa la città. Per questa farfalla ho una particolare predilezione. Esattamente mezzo secolo fa, nella campagna etnea, in Sicilia, quando ero un bambino di 6 anni, fu proprio il macaone, con la sua avventurosa metamorfosi, ad accendere in me l'interesse per l'entomologia. E ancora oggi provo una strana emozione quando riesco a scorgere il suo uovo, grande come una capocchia di spillo. Questo è stato deposto in aprile su una pianta di finocchio, sull'argine del Tevere, a 2 passi dallo studio cinematografico che ha realizzato queste riprese. Qualcosa si sta muovendo all'interno. Anzi, è già apparsa una breccia sulla superficie traslucida della magica sfera. È il piccolo bruco, già pronto per uscire all'aperto. Le sue mandibole, benché minuscole, sono taglienti come cesoie e ne attaccano il guscio con precisione. L'operazione si ripete più volte finché la testolina nera e lucente non ha via libera per attraversare la breccia.
prima di andare al pascolo sulla stessa pianta che gli garantirà cibo a volontà per tutta la durata dell'accrescimento, il neonato finisce di divorare quanto è rimasto del proprio uovo, dato che il sottile guscio può fornirgli subito utili sostanze proteiche. È questa la sua prima colazione. Inizialmente il bruco del macaone ha un abito quasi nero, cosparso di tubercolini e minutissimi peli, ma a mano che crescerà, la sua livrea diverrà sempre più bella e adorna di nuovi colori. La trasformazione cromatica è progressiva e si completa dopo 4 mute. Infatti, l'insetto, periodicamente, rinnova il proprio abito. Qui assistiamo a una delle mute intermedie. Il corpo del bruco appare percorso da contrazioni ritmiche. Sembra gonfiarsi e sgonfiarsi alternatamente. Infine, la pelle si rompe sul dorso, dietro il capo, lungo una linea predisposta. Sembra che sull'abito vecchio si sia aperta una cerniera lampo. Sotto c'è già, belle pronto, un vestito nuovo di zecca. Ora il bruco non ha che da sgusciare completamente dalla spoglia, lasciandosela dietro come un involtino raggrinzito. Ma attenzione, anche quel piccolo cencio non è da buttar via. Dopo il digiuno e la fatica sostenuta, l'insetto ha bisogno di rifocillarsi e un pranzo sostanzioso è proprio quello che ci vuole. Lo straccetto viene consumato fino all'ultimo brandello. Il bruco ha un atavico terrore dei mosconi, perché tra essi esiste qualche parassita capace di ucciderlo. E per liberarsene c'è un sistema infallibile: fargli le corna. Così la larva del macaone caccia fuori lo smeterio, un organo biforcuto dall'odore acre, puntandolo contro l'intruso. Mentre nella nostra quotidiana rincorsa del tempo sfrecciamo con l'automobile sul Lungotevere, il bruco imperturbabile mantiene il suo ritmo di sempre. E circa 20 giorni dopo la schiusa dell'uovo, raggiunge la tappa dell'ultima muta. Quando da bambino cominciai ad osservare questo fenomeno, mi chiesi subito perché i bruchi dovessero cambiar pelle. Più tardi mi fu spiegato che gli insetti sono privi di scheletro interno, ma possiedono una cuticola, cioè una sorta di corazza che protegge il corpo e ne mantiene la forma. Questo autentico scheletro esterno è poco o niente affatto estensibile e impedirebbe l'accrescimento dell'animaletto se al momento opportuno non venisse cambiato. All'ultimo stadio larvale, la livrea del papilio macaone è al culmine dello splendore. La tinta di fondo è un verde tenero che vira talora all'azzurrognolo, interrotto da una serie di anelli neri. Su ogni anello sono dipinte 4 macchioline d'un bel rosso arancio. La pelle è ora perfettamente levigata, priva di peli e asperità. Il più sanguinario nemico del bruco è la cimice assassina dal manto scarlatto, ospite anch'essa delle sterpaglie urbane. Dotata di una sorta di becco appuntito, coglie alle spalle la sua vittima e l'afferra a tradimento, pugnalandola. La stringe in un abbraccio mortale per succhiarne avidamente il sangue fino all'ultima goccia. Dracula al confronto è un dilettante.
e il bruco è presto ridotto a un sacchetto vuoto che pende dal ramo. Per fortuna, questi brutti incontri non sono la regola e i bruchi crescono tranquilli sulle loro piante preferite all'ombra delle palazzine condominiali. E perfino su un cespuglietto di ruta invaso in un terrazzo che domina la città. Ed ecco nuovamente il nostro protagonista, nato sulle sponde del Tevere. Un mese dopo la schiusa dell'uovo, il bruco, ormai maturo, si trasferisce su un ramoscello legnoso per dedicarsi dapprima alla tessitura di un bottoncino di seta. Questo gli serve da ancoraggio per l'estremità posteriore del corpo, infatti l'insetto vi aggancia gli uncini delle false zampe. Poi comincia ad emettere un filo sottile, quasi invisibile, un arco di cerchio le cui estremità sono fissate sul ramo, a destra e a sinistra del torace. L'operazione è replicata almeno 30 volte. Ne risulta una robusta cinturina di sicurezza, ingegnosa invenzione dei lepidotteri che ne conseguirono il brevetto molti milioni di anni fa, quando l'uomo non era ancora comparso sulla Terra. Infine, il bruco fa passare capo e torace sotto la cinturina, in modo da rimanere saldamente legato al rametto. In questa posizione potrà resistere alle intemperie e compiere la metamorfosi senza precipitare nel vuoto. L'insetto, infatti, deve spogliarsi dell'abito larvale per trasformarsi in crisalide. La sequenza ricorda quella della muta, di cui ripete la dinamica. La pelle si rompe sul dorso e le contrazioni ritmiche del corpo la fanno scivolare verso il basso, fino a scoprire la coda. Questa è armata di uncini quasi microscopici che subito si agganciano al bottoncino serico, ripristinando l'ancoraggio al ramo. La cinturina, che ha resistito bene alle inevitabili trazioni, è così collaudata. Ora, in vari angoli della città, si celano le crisalidi perfettamente mimetiche, in attesa di diventare farfalle. E il grande giorno arriva presto. In una mattina di giugno, la prima crisalide scaldata dai raggi del sole sembra destarsi all'improvviso da un sonno profondo. È il fenomeno che i naturalisti di un tempo consideravano alla stregua di una resurrezione. E in me fa rivivere lo stupore dell'infanzia, quando per la prima volta vidi schiudere il papilio giallo e nero, amorevolmente allevato in casa. Nei prati della nostra città, sugli argini del fiume, nei giardini, là dove ieri pascolavano i bruchi zebrati, è un esplodere festoso di piccole ali di velluto spuntate come d'incanto
su ramoscelli inerti. Le membrane alari, animate dal flusso vitale di linfa, si dispiegano sotto i nostri occhi, esibendo il prezioso tessuto variopinto come un arazzo antico. Anche il bellissimo podalirio dalle lunghe code è abituale ospite delle città, dove frequenta alberi da frutto negli orti e giardini. Insieme al macaone, di cui è parente stretto, è la più grande farfalla diurna metropolitana. Su muri e ruderi della capitale prospera la parietaria, un'erba invadente che insinua nelle pietre le radici sottili. Dove alligna questa pianta non può mancare il bruco spinoso della Vanessa atalanta. Eccone uno, sospeso a testa in giù, che si trasforma in crisalide. Questa specie non sa fabbricare cinture di sicurezza, ma è più spericolata e se la cava bene con l'abilità di un acrobata. Anche il bruco di Poligonia Egea ama le parietarie e non teme di stabilirsi nel centro storico di Roma, a pochi metri dall'inferno del traffico. Scorgiamo la sua crisalide agganciata a un cornicione e sospesa nel vuoto mentre schiude. La discreta presenza di questi insetti nell'ambiente urbano passa quasi sempre inosservata, soprattutto quando ci distraggono altre immagini, come quella di una sposa in abito bianco che sta per entrare in chiesa. Ed è molto improbabile che qualcuno si accorga di un'atalanta che sta sfarfallando sulla nuda pietra, sul Palatino, a due passi da un viale affollato di automobili. Siamo troppo indaffarati per soffermarci a goderci le danze aeree di queste testimoni di una natura che scompare.